del 1094, anno in cui fu costruita la cattedrale, esisteva una piccola chiesa edificata per conservare le reliquie di Santa Trofimena. Tra le poche notizie risulta che avesse orientamento nord-sud, con l'altare posto di fronte l'ingresso principale rivolto a sud. Le reliquie di Santa Trofimena, tumulate dopo la traslazione da Benevento a Minori il 13 luglio dell'839, furono nascoste in un punto di questa chiesa, la cui collocazione cadde nell'oblio con la morte degli artefici della sepoltura. Nel 987 il monaco e presbitero Leone di Sergio di Orso Comite, abate del cenobio dei Santissimi Ciriaco e Giulitta di Atrani, creò tre nuovi vescovadi: Ravello, Scala e Minori. Il motivo dell'elevazione di Minori a diocesi era legato alla sua forte e gloriosa tradizione religiosa. La cittadina custodiva da tempo imprecisato, infatti, le reliquie di Santa Trofimena, patrona dell'intero ducato amalfitano fino al 1208, anno in cui il cardinale Pietro Capuano fece traslare il corpo di Sant'Andrea Apostolo da Costantinopoli ad Amalfi. Con l'elevazione a sede vescovile ci fu l'ampliamento della chiesa. La nuova struttura con orientamento est-ovest era divisa in tre navate con matroneo e copertura lignea a piramide. Poggiava su 10 colonne lisce di granito, alte circa 5 metri, e aveva il coro ligneo posto sia alla destra che alla sinistra dell'altare maggiore e sede pontificale situata al centro degli stalli della zona nord. Era dotata di uno splendido pulpito marmoreo in cornue epistole e un organo a canne in cornue evangeli, con fonte battesimale in fondo alla navata sud e due ingressi. La porta principale, rivolta a mezzogiorno e posta nella navata sud, dava su un artece con colonnato affiancato da un campanile con meridiana. L'altare dedicato a Santa Trofimena era posto di fronte l'accesso principale. L'accesso secondario aveva invece orientamento a ovest. La successiva riedificazione in basilica non cancellò del tutto i resti della gloriosa struttura. L'attuale cappella dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento fu ricavata sfruttando l'interno della navata nord e buona parte di quella centrale dell'antica cattedrale, di cui rimangono visibili le rispettive absidi. Nel 1747 iniziarono i lavori di riedificazione della cattedrale, che versava in uno stato di grave fatiscenza. Nella notte tra il 26 e il 27 novembre del 1793, durante i lavori di rifacimento della cattedrale, un gruppo di fedeli, intrufolandosi nella chiesa, procedette allo scavo, che era già stato avviato nelle tre notti precedenti, con l'intento di riportare alla luce le reliquie di Santa Trofimena, nascosti ormai da quasi 1000 anni. Essendo vacante la cattedra minorese, fu convocato il vescovo di Scala, Silvestro Miccù, che immediatamente chiamò dei periti per un sopralluogo dopo l'incursione in chiesa. Quanto accadde quella notte è raccontato dai verbali del secondo ritrovamento.
furono convocati Gioacchino Farace, Angelo Garibaldo, Andrea Di Florio, Angelo Della Mura, Nicola Mansi e Gennaro Palumbo. Signore, io mi chiamo Gioacchino Farace, mio padre si chiama Pasquale e ho circa 42 anni d'età e lavoro la pasta di maccheroni. Signore, la sola fede e devozione verso la nostra santa protettrice, parendo a me che non veniva mai il tempo da scamparsi il luogo dove si diceva da tutti che era la santa, mi mosse senza alcun fine di interesse ed anche con mio dispendio a portarmi per ben 3 volte a sfabbricare il luogo dove credevo poter ritrovare il corpo della santa. Io andavo di notte, nascostamente, perché i superiori della chiesa non mi volevano far entrare di giorno, e cogliendo l'opportunità di colui che suonava le campane, per lo segno dell'Ave Maria, aprendosi la porta che la conduce, entrava. Signore, per seguire la mia divota intenzione, credendomi solo incapace a tanto, chiamava con me dei compagni, acciò che al travaglio e più presto avessi avuto la consolazione di trovare la Santa Nostra. Nella terza sera, prima di dare cominciamento al proseguimento della nostra opera, io, con più devozione delle altre 2 sere antecedenti, dissi ai miei compagni: «Figliù, ricimma l'Idania Amaron, canui stasera truam a Santa Nostra». E quando fui all'ultimo, ricette 3 vote, Santa Trofimena ora pro nobis, e poi mesuset e dicet, rumbim langust. E questo era il luogo della cappella, non toccato nelle sere innanzi. Dopo aver cacciato molte pietre, io e i compagni miei cominciammo a vedere dei mattoni, i quali formavano una specie di cameretta lunga 4 palmi in circa e larga 1,5 palmi, alta 1 palmo in circa. Questa noi scomponemmo e trovammo sotto un'altra cameretta della stessa materia e della stessa dimensione. Finalmente anche questa sfabbricando, perché in questa e nell'altra prima non ci trovammo alcuna cosa, allo scoprirsi la terza cameretta, disse un mio compagno chiamato Angelo Garibaldi: «Cace stanno i funghi». Io dissi: «Favre a me». Accostai la lucerna di olio accesa e subito si smorzò. La feci riaccendere, accostai la medesima al buco fatto nella terza cameretta e vidi che non erano funghi, ma ossa di petto umano, ed alzai la voce e dissi: «Che sia Santa Nostra». Allora mi sentii tutto pieno di timore e per esso io tremava da capo a piedi. Sentivo un gran rumore nell'orecchio che non avevo mai inteso nelle sere antecedenti, ed avendo interrogato i compagni di questo rumore, mi risposero che pure loro lo sentivano. Allora pensai di far chiamare dei sacerdoti per poter mantenere in sicuro il tesoro ritrovato e dissi ai miei compagni che si fossero ritirati a dormire, per non commuovere tutto il popolo alle 4:30 di notte. Adacciò che alcuni che erano di fuori della cappella non avessero saputo l'invenzione della santa reliquia. Con questa astuzia, ritiratisi i compagni in buona parte, resta io e altri 4 altri compagni con cui era entrata nella cappella. Chiamammo nei loro casi rispettivamente il sacerdote Don Carlo Matteo Palumbo e domandare della cattedrale, ed unitamente con questo chiamavamo il magnifico Don Ferdinando Carretta come primo deputato della fabbrica della chiesa e di poi il signor vicario capitolare Don Giovanni Gambardetto. Signori, i sopradetti vennero, fecero gran segno d'allegrezza, dissero tante volte evviva e poi ordinarono che non si fosse più toccato da nessuno il santo luogo e volevano che tutti ce ne fossimo andati in casa, ma io con i miei amici e con le domandate Don Carlo Matteo Palumbo ci restammo tutta la notte in quel luogo e non ci siamo più partiti di là e siamo ancora là. Signore, né io né i miei compagni né persona alcuna della città o forestiera, ecclesiastica o secolare, abbiamo avuto l'ardimento di toccare più quel sacro luogo fino da martedì sera, che era il 27 di questo mese di novembre, tanto in cui Dio ci scoprì la Santa Nostra. Anzi, da allora abbiamo fatto orazione vicino a quel luogo, ci abbiamo acceso molti lumi a cera
ed olio di notte e di giorno. Signore, io mi chiamo André Di Florio, sono nativo di Minoli, figlio di Gennaro, di età 29, di professione Macronaro. Signore, mi chiamo Angelo Garibaldo, figlio di Michele, ho 18 anni d'età, sono nativo di questa città e fo l'arte di falegname. Signore, io mi chiamo Francesco Della Mura, figlio del Fu Costantino, ho 20 anni in circa d'età e fo l'arte di Macaronaro. Signore, io stavo nell'atto dello sfabbricare questo luogo un poco discosto da miei compagni, e propriamente in un sito alto dall'attuale piano dello scavo fatto da noi nelle sere antecedenti, palmi 14 in circa. E dimentico che per avvicinarmi ad essi si doveva scendere, io per ardente desiderio di dare presto disbrigo alla santa opera, volendo portare aiuto ai miei compagni, mi incamminai dritto come se fosse stato uno il livello dello spazio che intercedeva tra me e i miei compagni. Ma mancatomi il piano sotto a piedi, io precipitai dall'altezza sopradetta, e laddove naturalmente avrei dovuto fracassarmi il corpo, mi trovai al fondo dello scavo dritto in piedi senza alcuna lesione, eccetto che un tenuissimo e passeggero dolore sentii al piede sinistro. Signore, mi chiamo Nicola Manzi, figlio di Orlando di anni 25 in circa, e la mia arte è di mulinaro, e son nativo di questa città di Minori. Signore, mi chiamo Gennaro Palumbo, del Fu Michele di questa città di Minori, di anni 34, di professione macaronaro. Riportate alla luce le sacre ossa, fu edificata una maestosa cattedrale ad opera di Monsignor Silvestro Stanà, vescovo di Minori, e Mattia Angelo Russo, esponente politico dell'epoca. La cattedrale, dunque, fu demolita completamente verso la fine del XVIII secolo. Dalle sue rovine sorse l'attuale basilica. La nuova struttura che avrebbe accolto le spoglie mortali di Santa Trofimena. Per la nuova chiesa ritornò nuovamente l'orientamento nord-sud, necessario per una chiesa a croce latina a tre navate con cripta. Edificata con una magnifica facciata rivolta verso il mare in onore della prima patrona degli Amalfitani. Il 27 giugno 1818 la diocesi di Minori, in seguito al concordato tra Pio VII e Ferdinando I, fu soppressa e aggregata alla diocesi metropolitana di Amalfi. Immaginare che ottenne questo titolo per la storia che stava alle spalle di questa chiesa, dato che era stata sede di cattedrale, evidentemente sembrò opportuno al Papa di allora concedere questo privilegio per non lasciare sguarnita la memoria dell'antica cattedrale. E quindi evidentemente se furono riconosciute le qualità che doveva avere una chiesa per essere riconosciuta basilica e fu fatta questa bolla. Ma forse c'è anche un altro motivo, cioè ci troviamo in un periodo negativo per quanto riguarda la chiesa come istituzione, in quanto c'era stata nel 1870 l'Unità d'Italia, sappiamo che fino al 1929 la Chiesa e il nuovo Stato italiano non avevano rapporti positivi e quindi evidentemente il Papa del tempo pensò di
comunque far sentire il proprio peso largendo titoli onorifici alle antiche cattedrali, quindi per diciamo instaurare in qualche modo la presenza forte dello Stato Pontificio all'interno delle regioni italiane, anche perché il titolo di Basilica Pontificia minore indica un particolare rapporto con la Santa Sede. Le reliquie di una martire sono fondamentali perché una chiesa abbia alcuni riconoscimenti. Una chiesa può avere il riconoscimento di Duomo, il riconoscimento di santuari, il riconoscimento, avere il riconoscimento di collegiato oppure di basilica, anche a motivo della presenza delle reliquie di un martire o di una martire. Dobbiamo un po' percorrere la storia della comunità di minori. Infatti nel 1987 Minori viene eletta a diocesi con i suoi vescovi e contemporaneamente, se non sbaglio, abbiamo 57 vescovi attualmente, anche con il vescovo titolare. E da allora, con l'elezione a diocesi, abbiamo avuto circa 1000 anni della diocesi di Minori, fino al 1818, e quando insieme poi ad altre diocesi suffragane venne costituita l'arcidiocesi di Amalfi. Per cui questa realtà dei 1000 anni della diocesi di Minori ha fatto sì che venisse elevata, ecco, a basilica con un titolo particolare, in modo tale da realizzare quella che è la memoria storica nella vita stessa della comunità ecclesiale e civile di Minori. E il termine basilica, ci richiamo subito a quella greca, al termine greco basileus, il re, e quindi la basilica diventava ed è allo stesso tempo la casa dove si raduna tutta la comunità per celebrare i vari ministeri, quelli che sono l'aspetto liturgico, quello che è l'aspetto profetico e quello che è l'aspetto regale, la triplice ministerialità nostra. Quando la diocesi nel 1818 fu soppressa e fu resa unita all'archidiocesi di Amalfi Cava, ecco che ha conservato il titolo di diocesi, per cui teniamo attualmente anche il vescovo titolare, e conservato anche le insegne episcopali. Difatti Monsignor Di Nardo mi diceva che lui aveva l'anello, aveva la mitria, aveva tutte le insegne episcopali, e se non sbaglio il parroco di Minori era il vescovo di Amalfi, Monsignor Di Nardo era solamente colui che lo rappresentava. Poi con la nuova riforma io ho perduto tutto. Il ruolo di Santa Trofimena ha una sua grande importanza, in quanto la presenza di Santa Trofimena, le sue reliquie sono intorno al 600 a Minori, ecco, secondo la tradizione e di seguito, e per cui è la presenza, è la prima presenza di una reliquia, di una santa sulla costiera amalfitana. E allora ecco come la reliquia di Santa Trofimena ha avuto anche l'importanza presso tutta la costiera amalfitana ed era allora patrona della costiera amalfitana e fino alla venuta dell'Apostolo Sant'Andrea intorno al 1200. E allora ecco come l'importanza di questa presenza della reliquia di Trofimena ha dato il titolo anche all'essere diocesi e all'essere poi basilica. Io non ho trovato la situazione che mi veniva descritta, cioè, la situazione mi era stata descritta come parecchio impegnativa,
forse troppo per me, forse troppo per un sacerdote di 30 anni, di 29 anni. E trovai la situazione molto più distesa, dei ritmi meno pressanti di quelli che avrei immaginato, e così mi affidai a Santa Trofimena e cominciai questo lavoro. Perché anche chi non viene in chiesa comunque sente di elevare la propria preghiera a Santa Trofimena. Quindi, indipendentemente dal fatto se uno esercita il proprio battesimo e quindi frequenta la messa domenicale, partecipa all'iniziativa, indipendentemente da questo, però ogni minorese si sente legato a Santa Trofimena e anche si sente legato, direi, alla bellezza dell'edificio. Per il minorese è un onore avere questo edificio così ampio, così bello, e quindi per lui è un orgoglio. Bene, i ricordi sono tanti. In questo momento ho la presenza di un bel vecchietto di minori, Antonio, il quale, quando io parlavo di comunità parrocchiale, lui mi ribadiva sempre: noi siamo basilica, noi siamo basilica. A che, ecco, il rapporto con la basilica come tempio, come casa del re, ha per me avuto una bellissima importanza, dando una ricca esperienza, perché ho dovuto non solamente coltivare, curare tutta lo stabile della stessa basilica e renderla sempre più bella e più efficiente, portando anche delle piccole modifiche liturgiche, qual è stato l'altare rivolto al popolo e a tante anche piccole cosettine. E intorno qui alla basilica abbiamo cercato anche di avere realtà aperte ai giovani, aperte alle varie istanze della comunità. Ancora di più per quanto riguarda il rapporto pastorale che ho potuto vivere nella stessa comunità di minori, è stato quello che mi sono trovato subito dopo Monsignor Di Nardo, una cara memoria a minori e contemporaneamente anche una ricca presenza sacerdotale a minori, con cui poi ho collaborato circa 10 anni e mi sono trovato a continuare la sua opera, però nel contesto di un rinnovamento conciliare. E allora ecco come ho introdotto, ho impostato l'azione pastorale con le zone pastorali, cercando di coinvolgere un po' il laicato, dando formazione al laicato, contemporaneamente sviluppando sempre di più la pastorale giovanile, di cui minori ne è ricca, con l'Azione Cattolica, con gli scout, con la stessa congrega, tutte queste realtà che hanno fatto sì che la basilica venisse veramente, ecco, assumere il significato di quella casa dove si raccoglie un pochettino tutta la comunità parrocchiale. E questo è il ricordo più bello che posso avere dei minori, che conservo nel cuore, è che è una comunità molto molto ricca, fervente e direi effervescente. Ricordando ancora la realtà delle reliquie di Santa Trofimena, durante il mio servizio pastorale a minori abbiamo celebrato il bicentenario del ritrovamento delle sacre reliquie di Santa Trofimena, rifacendo di nuovo la ricognizione delle sacre reliquie, che corrispondono direttamente all'elenco riprodotto dal vescovo Micù nel 1793. Questa celebrazione del bicentenario ha portato veramente
fervore, un impegno maggiore nella nostra comunità minorese. Chiaramente una chiesa per essere nominata basilica ha avuto in passato e dovrebbe avere anche un gruppo di sacerdoti che si preoccupano della liturgia, del decoro della chiesa. Certamente un tempo i sacerdoti erano tanti, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, qui c'erano 6-7 sacerdoti, quindi c'era un capitolo con un parroco che oggi chiamiamo moderatore, allora si chiamava prevosto, a capo di questo gruppo di sacerdoti che organizzava l'attività pastorale sul territorio. Oggi con la mancanza di sacerdoti, anche nelle basiliche tra le più importanti, c'è purtroppo soltanto un sacerdote che si deve occupare di tutto, cioè della liturgia, che era compito proprio del capitolo, e anche della cura pastorale delle anime, che era compito invece del parroco. Quindi queste due mansioni sono state per forza di cose accentrate in una sola persona. Quindi diciamo che oggi nel terzo millennio mantenere efficiente il lavoro pastorale, liturgico in una basilica è più difficile che mai. Naturalmente questa basilica, essendo anche parrocchia, perché non tutte le basiliche sono parrocchie, troviamo pure delle basiliche che hanno il titolo ma non hanno le funzioni di parrocchia, quindi non devono sopportare il peso burocratico, per esempio dei documenti matrimoniali, pratiche varie che fa il parroco, insomma l'amministrazione che è ordinaria e straordinaria che deve tenere un parroco. In questo caso, per forza di cose, il ritmo e le indicazioni del documento che ho appena citato si devono mantenere anche se a fatica. Penso che nel terzo millennio bisogna più che mai riscoprire il ruolo dei laici, cioè oggi sarebbe impossibile portare avanti un lavoro pastorale come si faceva 50 anni fa, cioè soltanto i preti lo portavano avanti. I laici devono prendere coscienza degli impegni che hanno nei riguardi della loro chiesa e collaborare col parroco a portarli avanti. Gloria. Dopo circa 100 anni, nel 1910, la chiesa di Minori ottenne il 29 novembre il titolo di Basilica Pontificia Minore per volere di Pio X, il pontefice riformatore dopo la crisi del periodo post-unitario. Il titolo di basilica, dunque, riservato ad alcune chiese per la loro particolare importanza storica, artistica o religiosa, fu attribuito alla Chiesa di Minori non solo per il suo glorioso passato quale sede vescovile per 9 secoli, ma per la presenza delle spoglie mortali della prima patrona degli amalfitani, Santa Trofimena.